Cominciamo con la domanda con cui inizio con tutti quanti gli autori che ho incontrato. Ricordo che questo ciclo si chiama Fotografi sulla fotografia e vorrei specificare che non è un'attività giornalistica, ma è un'attività di ricerca che condividiamo su YouTube. La domanda è: com'è nato il tuo interesse per la fotografia? Interesse per la fotografia in effetti nasce quasi subito. A casa c'era mio padre, quando ero piccolo, insomma, mi ricordo che teneva questa stanza segreta, questo sgabuzzino dove nessuno poteva entrare e cercavo di capire, di sbirciare ogni volta che c'entrava dentro, insomma, cosa c'era dentro. Vabbè. Poi capii che era la camera oscura, capii però negli anni, nel senso che da piccolo lui ci faceva entrare in questo sgabuzzino dove c'era l'ingranditore, c'erano le bacinelle e poi c'erano tutte queste foto attaccate alle pareti, foto che aveva scattato lui, che aveva stampato, insomma, e che ci raccontava poi di queste fotografie. Quindi fu già all'età di 4, 5, 6 anni, ci fu questa prima immersione nella fotografia. Poi ebbi regalato quando feci la mia prima comunione, la prima macchinetta fotografica, un Instamatic, con la quale cominciai a fare le prime fotine, andavo in gita con la scuola e un giorno poi ci fu questa soddisfazione mia personale che la maestra, guardando le foto di un servizio che feci a Pestum durante una di queste gite scolastiche, la maestra voleva le mie foto, quando poi insomma c'erano altri bambini che avevano scattato le loro foto, però lei voleva le mie e quindi fu questa piccola soddisfazione morale, insomma, allora piacciono, ho fatto delle Ad belle foto, incoraggiarti in insomma. questa passione. E poi, diciamo, man mano poi è successo che mio padre, quando avevo 9-10 anni, mi fece vedere proprio in camera oscura come si sviluppavano le pellicole, senza tenca, insomma, al buio, sfilando la pellicola da dentro al rocchetto, insomma, come si faceva per stampare le fotografie con l'ingranditore, e quindi poi trascorrevo questi pomeriggi interi da solo anche, insomma, a stampare fotografie. In effetti, diciamo, non è che stampavo tutte le fotografie negativi che trovavo nella camera oscura, ma quello che mi interessava era quello di fare questi cosiddetti raiogrammi, diciamo, questa piccola invenzione che fece Rayman. Quindi mio padre mi fece vedere come si facevano questi radiogrammi mettendo il foglio di carta emulsionato sotto l'ingranditore, mettendo oggetti vari, garze, biglie di vetro, si accendeva l'ingranditore, si impressionava un po', insomma, ed ero affascinato più da questo tipo di fotografia che dalla fotografia di per sé, cioè stampata invece direttamente dal negativo messo nel cassettino dell'ingranditore. Poi, vabbè, gli anni passano e succede, insomma, che in casa circolavano parecchie riviste tipo l'Illustrazione Italiana, Epoca, insomma, riviste dove mi ricordo, insomma, che le foto prendevano pagine intere, non erano soltanto stampe di francobolli, diciamo, foto piccole, ma prendevano doppie pagine o pagine intere ed erano belle fotografie e cercavo fin da ragazzino cercavo di capire perché venivano pubblicate quelle fotografie, insomma, cosa spingeva al giornale, insomma, a pubblicare quelle fotografie. Forse tutto questo è anche inutile, insomma, diciamo, l'interesse per la fotografia, insomma, è una cosa che è nata non così, insomma, ma è stato tutto un confluire di cose che stavano in casa che alla fine mi hanno portato poi a scegliere di fare il fotografo, ma in realtà, ecco qua, in realtà, a parte il fatto che poi una volta vidi che mio padre prestò la sua reflex a mio cognato in occasione del viaggio di nozze che fece con mia sorella, gli spiegò tutti i meccanismi, come si controllava l'esposizione, il tempo, il diaframma e tutto quanto, insomma, gli fece un corso accelerato di fotografia per poter fare queste fotografie durante il viaggio di nozze.
in quel momento mi sentii ingelosito del fatto che una macchina fotografica di mio padre, quindi una macchina fotografica di casa, quindi andava anche via, andava nelle mani di qualcun altro. E quindi là probabilmente, quello è stato probabilmente un altro input che ha contribuito a farmi capire che la fotografia era per me un po' una passione che stava nascendo. Poi successe che mi iscrissi all'architettura, frequentai soltanto un anno, durante l'estate successe che, parliamo dell'83, andai in vacanza con amici, facendo questo viaggio con una 127, 5 di noi dentro, attraversammo, diciamo, arrivammo in Puglia, prendemmo il traghetto, facemmo la Grecia, risalimmo tutta la Grecia, la Jugoslavia e poi riscendemmo per l'Italia e mi portai questa macchina fotografica che fu prestata anni prima a mio cognato per fare le fotografie. Quando tornai, sviluppai, stampai queste fotografie, dissi: ah, che bello, voglio fare il fotografo. Dissi ai miei: lascio architettura, mi metto a fare il fotografo. Insomma, una tragedia pazzesca. E poi dopo le tue esperienze formative, quali sono state? Le esperienze formative poi sono state un po' tutte. Cioè io per esperienza formativa in assoluto o per quanto riguarda un lavoro creativo in genere, che sia la fotografia, che sia la grafica, che sia la pubblicità, che sia soprattutto l'arte, sono, insomma, tutto può essere formativo. Ogni esperienza di vita, anche il parlare con una persona che si incontra per strada, così mentre stai facendo una passeggiata, che ti racconta delle cose, interagisci con questa persona, o che ti fai un viaggio in un posto anche noto, ma vai ad osservare delle cose di cui non conoscevi. Queste sono tutte esperienze, tutte esperienze formative, cioè tutte. Tutto confluisce per formare una persona e quindi anche un fotografo. Se vogliamo parlare invece delle esperienze formative proprio a livello di studi, a livello professionale, insomma, esperienze formative sono state, il primo diploma che presi fu un diploma di geometra. Il geometra, per esempio, il diploma di geometra mi è servito ad essere attento nei dettagli, perché insomma quando si studia geometra c'è anche la materia topografia, dove bisogna essere attentissimi nelle misurazioni topografiche. Poi studiai per conseguire una qualifica di tecnico pubblicitario, che praticamente era un'associazione che da un paio d'anni mi sembra che non ci sia più, sarebbe Associazione Professionisti Fotografi, Associazione Tecnici Pubblicitari Professionisti, l'ATP. Feci questo esame, la prima volta passai due prove su una, e l'anno successivo rifeci lo stesso l'esame per passare soltanto quella terza prova che mi mancai, e quindi presi questa qualifica di tecnico pubblicitario che mi servì non tanto per lavorare, ma un po' per misurarmi con me stesso, nel senso che riuscire a passare un esame dove c'era nella commissione tutto il gota nazionale della comunicazione pubblicitaria dell'epoca, parliamo dell'86, 85-86, era per me, diciamo, importante appunto per capire effettivamente se io avevo compreso certi meccanismi della comunicazione pubblicitaria. E poi altre formazioni, poi dopo successivamente da grandicello mi presi da privatista un diploma all'Istituto d'Arte in grafica pubblicitaria e fotografia, poi ancora più avanti nel 2011 conseguì il diploma della triennale dell'Accademia di Belle Arti di Napoli come graphic design e diciamo queste sono state gli studi fatti.
che hai cominciato a fare le prime esperienze di lavoro, diciamo, quando è che davvero questa tua, diciamo, questa passione, questo desiderio di diventare fotografo si è concretizzato? Esperienze proprio di lavoro pagate? Sì, sì, sì. Vabbè, prima di arrivare alla prima esperienza di lavoro pagata, praticamente sperimentavo, spendevo tutti quei soldini che guadagnavo in altro modo, cioè scrivevo dei racconti per un giornale che si chiamava Napoli Oggi, e per riuscire a farmi pubblicare questi racconti, una tragedia immane, perché giravo per tutti i giornali di Napoli con questi raccontini nella cartella. Quindi oltre al piacere della fotografia c'era anche questo piacere per la scrittura. Com'è? Oltre al piacere per la fotografia c'è anche questo piacere per la scrittura, che poi dopo vedremo dove ritornerà. In effetti, diciamo, l'interesse mio è stato sempre quello di immaginare, cercare di vedere le cose, associarle tra loro, sciacquerarle, cercare di tirare fuori delle immaginazioni, diciamo, un qualcosa che non avevo visto, sentito da altre parti. E quindi scrivendo questi racconti che mi davano nell'85-86, mi davano intorno ai 25-35 euro al racconto, erano quei due o tre racconti al mese, 25-30 mila lire, incassi, suppongo, no? Mi consentivano di comprare pellicole, sviluppare, sperimentare, insomma, per quanto riguardava la fotografia. E quindi fotografavo amici, amiche, facevo ritrattistica, poi ci fu un'amica pazza che mi chiese di farle il servizio fotografico cerimoniale, insomma, e dissi guarda che io non l'ho mai fatto, e quindi poi feci questo primo servizio fotografico così al buio e andò benino perché scattai una marea di foto proprio per cercare di avere quanto più materiale possibile, essenziali da poterle stampare e metterle nell'album. E quindi praticamente dopo aver fatto questa gavetta da autodidatta, perché non sono mai stato assistente di qualcuno, diciamo che non ci ho mai pensato, insomma, di mettermi a fare, diciamo, un assistente e collaboratore di qualche fotografo professionista. Quindi dopo aver pagato a mie spese questa sperimentazione, diciamo, questi errori che facevo, no, in fotografia, a un certo punto poi mi allestii un mio portfolio, cominciai a girare un po' per l'agenzia pubblicitaria di Napoli e cominciai a farmi conoscere, e il primo lavoro pagato, mi ricordo ancora, insomma, 200.000 lire, tenevo un 22-23 anni al massimo, fu tramite un'agenzia pubblicitaria che mi chiese di fare la foto di copertina di una brochure di un negozio di moda. E riuscii a recuperare le due modelle che servivano, che erano ovviamente due amiche mie, loro ebbero la loro parte, io ebbi la mia, e questa, diciamo, è stata la prima esperienza lavorativa, il primo assegno diciamo di un lavoro pagato. Poi diciamo, altri lavori che ricordi, che ti hanno dato più soddisfazione? Mi sembra c'è stata anche una bella collaborazione con il Touring Club, no? No, altri lavori, vabbè, poi man mano è successo che quando vidi la mia prima foto pagata tramite un'agenzia fotografica di Roma, su una rivista Mondo Cucina, e praticamente era una fattura che ho ancora conservato, se non sbaglio era una fattura di 130.000 lire per questa foto, ma nemmeno 10-15 stampata su questa rivista. Disse, ah, allora posso anche pubblicare sulle riviste di viaggio e turismo. Vabbè. E quindi cominciai a interessarmi, insomma, a fare fotografie di paesaggistica, di luoghi, eccetera, eccetera. Le esperienze più significative sono state sì, quelle con una parte dell'editoria turistica nazionale, ma anche alcune esperienze con una rivista tedesca,
è una rivista franco-belga, sarebbero Dolce, una rivista che poi non c'è più. Vabbè, molte di queste riviste, come lo stesso Tutto Turismo, Gente Viaggi, che nel 2008-2010, insomma, chiusero anche loro, che erano le testate leader per quanto riguardava la fotografia turistica. E quindi poi c'era anche questa esperienza con le riviste di turismo e viaggi, che erano il Touring Club, che la rivista proprio il Qui Touring, ma anche col Touring Club, che invece aveva una sua linea editoriale proprio per la pubblicazione di volumi, di libri monografici. E guide verdi, diciamo. E poi un'altra esperienza significativa è stata, diciamo, la collaborazione durata più di 10 anni con un editore di Napoli, Massa Editore, che praticamente quando si trattava di fare un libro, una pubblicazione, insomma, mi chiamavano per realizzare servizi fotografici in giro per la Campania per questi libri. Oltre ad essere un professionista, sei anche un attento osservatore della vita professionale sulla fotografia a Napoli, e quindi vorrei chiederti un parere sulla fotografia di cerimonia, che sappiamo tutti è importantissima, però sappiamo anche che è tenuta poco in considerazione dalla critica e di chi si occupa di storia della fotografia o cultura fotografica. La fotografia di cerimonia è un qualcosa che raccoglie un po' vari settori della fotografia, cioè poi raccoglie la fotografia di moda, raccoglie il fotoreportage, insomma la fotografia di comunicazione. E poi la fotografia di cerimonia è un genere di lavoro nell'ambito della fotografia che è tra i più faticosi e anche tra i più rischiosi che si possano fare la fotografia. Quando c'è un professionista di still life che fa anche fotografia di cerimonia, non c'è niente da vergognarsi, anzi tanto di cappello, perché sulla fotografia cerimoniale non hai possibilità di sbagliare. Quello che fai in campo lo devi riprendere, devi stare attento, guardare insomma a 360 gradi per 360, devi avere un fisico robusto e agile per poter sostenere una giornata intera a lavorare sul matrimonio. E Napoli, modestamente per noi napoletani, abbiamo questa grande cultura della fotografia cerimoniale, anche grazie a nomi di fotografi noti che sono stati apprezzati anche a livello nazionale. E quindi le tue esperienze lavorative più significative, quelle che ricordi con più piacere, quali sono state? C'è questa esperienza unica fatta come fotografo di scena per un film di Antonio Capuano, Pianese Nunzio, 14 anni a maggio. E fu un'esperienza simpatica perché là praticamente dalle 7 del mattino alle 10 di sera che stavi a vedere tutti i tecnici, lo staff, il regista, aiuto regista, gli elettricisti, il fonico, insomma come lavoravano, interagivi con loro, insomma, perché poi insomma sono sempre stato un tipo curioso, per cui quando vedevo come veniva fatto qualcosa chiedevo: ma perché viene fatto questo? Va bene? Un'esperienza nuova, è la cosa simpatica di quel che mi ricordo di quei giorni, che a un certo punto arrivò un fotografo da Roma che doveva fare le fotografie che sarebbero servite per fare il manifesto del film. Si bloccarono le riprese. Sto fotografo stette con alcuni attori, con Fabrizio Bentivoglio, con il ragazzo protagonista, a fare le foto, eccetera, eccetera. Poi quando uscì il film, qualche mese dopo, la soddisfazione fu quella che le foto del manifesto, ovviamente anche quelle delle locandine che venivano messe nelle bacheche all'interno del cinema, insomma erano tutte foto mie. Avevano chiamato inutilmente questo fotografo da Roma, che probabilmente le foto non erano piaciute e avevano preferito utilizzare le foto di scena fatte da me. È una bella
soddisfazione. Dopo queste esperienze lavorative hai avviato anche una tua ricerca personale col progetto Inesistenze. Come è nato questo progetto? In effetti le inesistenze sarebbe la definizione che do a queste immagini, questi fotomontaggi che faccio su Napoli. Un progetto che ho chiamato Impossible Naples Project, cioè una Napoli impossibile, una Napoli che non si vede, sono immagini di Napoli, di luoghi inseriti, fotomontati, assemblati tra loro col Photoshop, insomma, che decontestualizzano i luoghi effettivi della nostra Napoli. Come nasce? E nasce dal fatto appunto che io da piccolo non frequentavo i miei coetanei, non avevo questa vita sociale con i bambini, non c'era questa cosa di oggi che i bambini vanno alle feste, i compleanni, dei compagni di scuola, no, assolutamente. Stavo da solo in casa, giocavo con la costruzione Lego, che facevo? Insomma, costruivo senza guardare il foglietto di istruzioni per costruire la casetta, andavo per la mia strada. Poi in casa c'erano pastelli a cera, pennini, rapidograph, gessetti, insomma, acrilici, insomma, c'era tutto quello che riguardava le belle arti, e quindi sperimentavo disegnando, facendo varie cose. E quindi c'era sempre questo desiderio di immaginare qualcosa e andare a sognare, va bene? Forse un po' un modo per evadere da quella che era la realtà, che probabilmente non mi bastava, una realtà che aveva dei limiti, e quindi cercavo di immaginare in maniera diversa. Io da piccolo feci, disegnando, feci anche questa storia di un ingegnere scienziato che inventava la televisione del futuro. E praticamente cominciò a costruire questa televisione del futuro. La televisione del futuro, perché il mio interesse era quello di vedere un attimo oltre, a vedere cosa ci poteva essere, diciamo, al di là di quello che noi normalmente vediamo nella vita reale. Tra le cose che facevo, oltre a Lego, a disegnare, insomma, cominciai a fare questi collage ritagliando le pagine di giornali, ricomponendoli, attaccandoli sui fogli con la coccoina, la famosa colla profumatissima che piaceva a tutti della nostra generazione, immagino anche a te. Quando poi in camera oscura facevo questi radiogrammi, quando poi mi ritrovai nel 2000 con la mia postazione digitale, il mio primo computer con il suo Photoshop, succedeva che quando preparavo le foto da mandare ai giornali, le vedevo sul monitor aperte e cominciai a vedere, insomma, che come se si sovrapponessero, va bene? Vedevo dei pezzi di una foto di Napoli che potevano star bene su un'altra immagine di Napoli. Da lì poi cominciai a tirare fuori i vari pezzi dalle varie foto, a metterle insieme e cominciai a sperimentare il Photoshop creando questi fotomontaggi. Poi nel corso degli anni è successo che alcune di queste inesistenze, di questi fotomontaggi di Napoli, poi hanno avuto una vera e propria sinossi, diciamo, una vera e propria storia, cioè ci sono immagini che raccontano un qualcosa di specifico, cioè per esempio il tuffatore che praticamente è come se fosse una foto di denuncia per il fatto, insomma, che Napoli dovrebbe essere la capitale del Mediterraneo per le risorse che ha, a cominciare dal mare, dallo spazio per poter fare stabilimenti balneari o, insomma, ricreare una sorta di Barcelloneta, attracchi per diportisti, piscine che mancano, cioè i ragazzini di Napoli di 4-5 anni, molti vediamo che vanno in spiaggia, stanno con i braccioli salvagente, quando poi vediamo
i ragazzini della stessa età, dalla Germania o dalla Svizzera, che a 4-5 anni si buttano e nuotano tranquillamente. Quindi a Napoli mancano le piscine, insomma, questo per dire, insomma, come foto di denuncia. Un'altra foto di denuncia è il tempo scaduto, che descrive. Il tempo scaduto descrive un po' l'inerzia del politico, l'arrivismo del politico, ma allo stesso tempo quell'onda, diciamo, quell'atmosfera di ottimismo da parte dei cubumani. I cubumani sarebbero queste persone con la testa quadrata, però noi non abbiamo la testa quadrata perché due dimensioni, quindi teste a cubo fatte per bene, che sono quelli che la mattina si alzano, vanno a lavoro, sono puntuali, timbrano il cartellino senza che lo timbri qualcun altro per loro mentre vanno a fare qualche altro servizio. Poi ci sono, insomma, gli ultimi tempi, le immagini che ho creato, queste inesistenze, hanno avuto, diciamo, una loro motivazione sociale, culturale, politica, ambientalista. E poi con queste inesistenze, diciamo, hai realizzato anche una mostra al PAN, hai realizzato un catalogo. Sì, la mostra al PAN fu un'altra esperienza simpatica, perché fu nel 2016. Attivai un crowdfunding, cioè una piattaforma dove si potevano raccogliere, diciamo, le donazioni da parte di quelli che volevano sostenere questo progetto, e grazie, diciamo, a questo sostegno di oltre 140 napoletani o appassionati di Napoli, insomma, riuscii a mettere in piedi questa mostra. Una cosa che voglio dire per quanto riguarda le mostre. Allora, le mostre sono belle da vedere, ma sono belle da vedere quando... Posso dire questa cosa? Sì, sì, certo. Sono belle da vedere quando tu arrivi alla mostra, conosci l'artista, ci parli e cerchi poi di capire perché ha fatto determinate cose. Va bene, cerchi di capire un po' il suo percorso visivo, cerchi di capire un po' la sua personalità, il suo intimo, la sua storia personale, per addentrarti nel lavoro che ha prodotto. Perché molto spesso, quando si va a una mostra, tu vedi delle cose, dici, oh, ma che bordino, insomma. Allora soltanto conoscendo l'artista riesci a farti coinvolgere. Per quanto riguarda me invece la mostra è anche questo, però per me le mostre dovrebbero essere più interattive. Io una mostra che ho fatto, diciamo questa al PAN nel 2016, era una mostra interattiva, nel senso che le persone che venivano, il pubblico che veniva, aveva la possibilità di poter partecipare prendendo una scheda di partecipazione, dove c'erano una scheda di partecipazione che potevano prelevare all'ingresso. All'interno della scheda c'erano tutte le anteprime, le fotine del... Quindi provare a riconoscere. Sì. E poi ogni partecipante della mostra poteva scrivere quali erano i luoghi che riconosceva in ognuna di queste foto. C'era soltanto un aiutino che consisteva che per una foto c'era indicato 10, un'altra foto c'era indicato 3. Significava che in quella foto c'erano 10 luoghi diversi di Napoli, in un'altra foto ce n'erano 3 e così via. Poi la compilavano con le loro generalità, nome, cognome e tutto quanto, e poi al finissage furono contattati tutti i partecipanti per comunicare chi era stato il vincitore, cioè chi aveva raggiunto il maggior numero di risposte esatte, e il vincitore poi aveva la possibilità di scegliersi una delle foto esposte da prendersi e portarsela a casa, vabbè, come premio. E questa è una cosa. Poi quindi il ruolo dello spettatore è un ruolo attivo, deve essere, dello secondo spettatore. Me interattivo, deve essere partecipativo. Ma anche quando presentai Metamorfosi Reloaded. Metamorfosi sarebbe un panorama di Napoli che si ispira alle Metamorfosi di Escher, che al PAN era esposto nella sua misura definitiva di 8,20 m. E prima
di arrivare all'edizione definitiva, feci una presentazione un anno, due anni prima, non ricordo con precisione, in un altro spazio dove stampai una bozza di 6 metri dove il pubblico poteva venire, scrivere direttamente su questa bozza, scrivere tutti i suggerimenti che mi potevano servire per migliorare l'opera. Questa è una cosa che ho fatto anche in cambio, poi avevano una strip della riproduzione di Metamorfosi di 80 centimetri, diciamo, della vecchia edizione. La stessa cosa che ho fatto per Metropolis XXI secolo, presentata a settembre scorso nella Galleria Principe di Napoli. Ho esposto questa foto 140x140, feci una performance dove praticamente rappresentava il raccogliere le parti di Napoli di questa immagine e poi la distribuì idealmente verso il pubblico, un modo come voler spedire col cuore una cartolina. E anche lì, in quell'occasione, successe che c'erano queste schede con la foto riprodotta in una sorta di battaglia navale, no? A5, B7, FG, dove le persone in base al riquadro avevano la possibilità di scrivere qual era la casella di riferimento con il suggerimento. Insomma, per me una mostra, l'arte deve essere interattiva, cioè la stessa, per dire, anche Pistoletto, vabbè, lui è stato uno che ha creato un'arte, è stato uno dei primi artisti, se forse non addirittura il primo, a creare interazione con il pubblico, il fatto di creare queste immagini con gli specchi, in maniera tale che il visitatore interagiva direttamente. Certo, entra a far parte dell'opera. Sì. Tu pensa fisicamente. Una cosa che riguarda proprio la fotografia. Ci fu, non mi ricordo quale fotografo, che per il suo catalogo fotografò le opere di Pistoletto con un obiettivo decentrabile, in maniera tale che non veniva riflesso il fotografo all'interno dell'opera. Pistoletto non piacquero queste foto, piacquero le foto di un altro fotografo di cui non mi ricordo il nome, dove invece lui si era messo proprio in posa davanti alle sue opere, quindi all'interno dell'opera di Pistoletto compariva il fotografo. Beh, diciamo che il primo era stato tecnicamente virtuoso, però non aveva compreso, esatto, il senso dell'opera, che sì, era proprio includere lo spettatore. La stessa Abramovic fa arte interattiva. Il fatto di coinvolgere il pubblico, il fatto di fissare negli occhi, per esempio, una persona, insomma, e là, diciamo, tocca più il senso emozionale tra l'artista e l'interlocutore. Però per me questa è l'arte. L'arte, diciamo, deve essere, il pubblico si deve divertire, si deve coinvolgere emozionalmente, cioè esporre e basta, senza un intervento dell'artista. Creare una partecipazione attiva, sì, del, sì, pubblico, secondo me, è qualcosa che non ti convince. Sì. Una delle caratteristiche del tuo lavoro è sempre stata quella di coinvolgere più persone. E nel 2018 hai avviato il progetto PAM, Photo Art Market, che ha coinvolto tanti fotografi. Perché è nato questo progetto? Perché hai deciso di farlo? E quali difficoltà ha incontrato? Allora, sì, hai detto bene, nel senso che io, essendo del segno dell'acquario, e una delle caratteristiche dell'acquario è quella di sviluppare condivisioni, sviluppare sinergie, il Photo Art Market in effetti è stato un momento in cui vari fotografi si riuniscono per poter esporre e eventualmente anche vendere, diciamo, le loro produzioni. Perché è nato? È nato perché io sono del parere, appunto, che se lo immagini può esistere, ma se può esistere lo devi fare, altrimenti non esiste, va bene? Allora dico, vabbè, questa è una cosa che non esiste. Feci un po' una ricerca su internet,
E praticamente, insomma, quando cercavi photo art, oppure cercavi mercati di fotografia, trovavi le grandi fiere nazionali o internazionali dove alla fine sono quelle che le più importanti che vengono gestite dalle gallerie. Mi resi conto che non c'era una sorta di fiera dove o un momento aggregativo, espositivo, di mercato, dove i fotografi potevano avere a che fare direttamente con il pubblico. E quindi dissi, caspita, insomma, poi un'altra cosa, insomma, ci sono molti fotografi professionisti o meno che non vengono intercettati dai galleristi, cioè i galleristi molto spesso, insomma, non vanno a caccia di nuove emergenze, non li trovi alle mostre in posti tipo pub, roba del genere, a volte anche se li chiami dici guarda ci sta sta mostra in quel posto, non sono cacciatori di teste come secondo me dovrebbero essere per trovare nuove emergenze. Quindi diciamo questa è stata una cosa anche per cercare di far capire che esistono delle emergenze, delle realtà a Napoli, ma non solo, poi vi spiego un attimo perché non solo, ci sono delle realtà che dovrebbero essere visitate da parte anche degli addetti ai lavori, curatori di mostre fotografiche, galleristi, critici, insomma giornalisti, le difficoltà sono proprio queste qui, che tu nonostante ci metti l'anima, ci metti tutto il lavoro di organizzazione, un'organizzazione che praticamente l'ho scomposta, ho conteggiato che sono più di 130 fasi per organizzare questo photo art market, tutto nei dettagli, dalla gestione della parte burocratica con i fotografi fino al QR code che hanno sulla targhetta identificativa della loro postazione espositiva, insomma sono più di 130 fasi. Nonostante tutto questo lavoro, nonostante tu vai a fare tutto un lavoro di comunicazione via social, anche all'interno, diciamo, i video che vengono passati all'interno delle stazioni della metropolitana, giornali anche nazionali di arte e fotografia che pubblicano la notizia, alla fine chi va a vedere questo photo art market sono le persone che veramente sono interessate alla fotografia, ma non quelle che sono veramente interessate alla fotografia, attenzione, non sono necessariamente quelli che lavorano con la fotografia, e non parlo di fotografi, quindi le difficoltà stanno proprio nel cercare di capire perché non c'è questo, diciamo, questo desiderio di vedere cosa succede nella nostra città, anche se poi insomma alla fine siamo rimasti tutti contenti, è una cosa piacevole, il Photo Art Market si farà, stiamo studiando nuove soluzioni per avere uno spazio fisso e definitivo, non renderlo più itinerante come abbiamo fatto finora, abbiamo fatto solo 3 edizioni, poi c'è stato il lockdown, ci siamo bloccati e ora stiamo lavorando per cercare di capire se possiamo avere uno spazio definitivo, fisso, con date fisse annuali. Soltanto in questo modo, quando tu hai degli appuntamenti fissi in una città, riesci ad entrare poi nel essere annoverato nei calendari dei giornali turistici, cosa fare a Napoli, cosa fare nelle guide turistiche, l'Annoli Planet, la guida internazionale del National Geographic, per esempio, che pubblica questi box, delle cose più curiose. Se tu hai un appuntamento fisso, allora riesci ad entrare in una di queste guide, altrimenti no, non possono dire, ah guardate, forse se andate a Napoli
probabilmente trovate da qualche parte, in qualche giorno di maggio trovate il Photo Art Market, no, una cosa del genere non la fanno. Credi che abbia ancora senso parlare della fotografia come linguaggio autonomo? Come linguaggio? Autonomo. O ormai, diciamo, c'è grafica, video, sono un tutt'uno e la fotografia è solo uno di questi aspetti di un generico operatore visivo. Il fotografo esiste ancora? Questa è la domanda. Siamo tutti fotografi. Chiunque è fotografo, come direbbe un nostro carissimo amico, non so se è possibile nominarlo. Vabbè, non è che lo dice, vabbè. Siamo tutti fotografi in realtà. Ultimamente ho letto questo libro di Fontecuberta, La furia delle immagini, penso che l'abbia letto. Sì, l'ho letto. Dove parla della postfotografia. La postfotografia, in effetti, cioè un libro che fa capire tutta questa sovrabbondanza di produzione, di immagini, di fotografie, per lo più immagini ridondanti, che alla fine diventano fotografie inutili. La stessa associazione Fotopolis, da me fondata, con Massimo Vicinanza, nasce proprio come, diciamo, la fotografia a misura d'uomo per una fotografia utile, cioè, e quindi stesso io, per esempio, insomma, è difficilissimo che me ne vado in giro per la città a scattare fotografie. Se proprio le faccio le fotografie, le faccio col telefonino, insomma, perché non è inutile ingombrare anche l'hard disk di file RAW che non fanno altro che contribuire a quello che io chiamo il byte inquinamento. La fotografia in effetti non è più come una volta, uno fa le fotografie, le stampa, e se le raccoglie in un album fotografico come ricordi di famiglia. Questo è un lavoro che io faccio ancora, lavoro insomma, è un piacere che faccio ancora, cioè vado in viaggio, vado in giro, insomma faccio le fotografie, stampo anche le foto fatte col telefonino, e questa è una cosa per esempio fondamentale per quanto riguarda la memoria storica delle famiglie. Tra parentesi, noi da qua a qualche anno vedremo degli effetti disastrosi nei confronti dei ragazzi che non hanno una loro memoria storica, cioè il fatto che un bambino, un ragazzino non ha le foto stampate, scattate dai genitori, e quindi non ha un proprio album fotografico nel quale identificarsi da qua a 20 anni, a 30 anni, a 50 anni, quindi non avrà più punti di riferimento identitari, storici del proprio gruppo familiare, gli potrà causare secondo me, delle grandi crisi di identità che non sono da poco. Quindi la fotografia come strumento identitario, che quell'assenza, diciamo, si sì. Ha. E quindi oggi che questa assenza probabilmente è diffusa in tante famiglie, ci saranno problemi di identità. Problemi psicologici da parte dei loro figli. Quindi ci sarà questa postfotografia. Postfotografia, per esempio, è il riciclo delle foto, cioè stesso io con queste mie inesistenze, certo, dell'impossible. Però comunque il tuo lavoro è un lavoro prettamente fotografico, è un lavoro in cui utilizzi degli strumenti di grafica che però si nutre di una sapienza fotografica. Sì, ma la maggior 99% dei casi, nel 99% dei casi sono fotografie che non ho scattato appositamente. Ho preso le foto del mio archivio fotografico su Napoli e le ho rimanipolate. Quindi è stata un'operazione anche abbastanza ecologica. È un'operazione che riguarda il discorso che facevo prima riguardo la postfotografia, di cui Fontecuberta in questo libro che ho detto, insomma, La furia delle immagini. Quindi il mestiere del fotografo ci sarà ancora oppure no? Il mestiere di fotografo ci sarà, ma sotto altri aspetti. Cioè, esisterà sicuramente il fotografo su commissione, cioè il cerimonialista probabilmente ci sarà ancora, però
ridimensionato. Il fotografo industriale ci sarà ancora, ma se non attrezzato per esempio anche con il drone per fare anche le riprese video, cioè oggi il fotografo non esiste più, fotografo, devi essere in grado di poter fare la fotografia ad alta definizione, la fotografia a 360 gradi, cioè super panoramica, no? Quelle sferiche, ti devi aggiornare anche con le attrezzature per dare... Vabbè, però questo è semplicemente essere aggiornato con la tecnica, che è sempre esistito, però voglio dire, cioè prima le tecniche erano diverse, i fotografi utilizzavano altre tecniche, diciamo, però c'era sempre il fotografo. Ma invece il fotografo deve stare più aggiornato di prima, cioè è una corsa. Quindi ci sono più professionalità, che però vengono pagate sempre meno, purtroppo. Sì. Quindi c'è questo paradosso di un maggiore impegno e di un minore compenso, e quindi questo qua determina un pochino la crisi di questa figura, che però a tuo parere resisterà. È una domanda da 100 milioni di dollari. No, è una domanda, è un parere, non ti preoccupare. Non io credo che aumenta la responsabilità della fotografia. I lavori post-fotografici, cioè per esempio ci sta quello che trova le fotografie su una bancarella di antiquariato, le prende e si fa un'installazione. Lo stesso Richard Prince, che si è rubacchiato le foto da Instagram, le ha stampate 150x150, insomma, in maxi formato, e se le vendute come opere d'arte, con tutta la querela che c'è stata dietro, degli autori di queste fotografie di Instagram che dicevano: no, ma quella è una foto mia, che fa? Se l'è presa, se la vende come opera d'arte, deve darmi soldi. Alla fine Richard Prince ha avuto la meglio, insomma, il giudice disse: no, vabbè, questa è stata una trasformazione, è diventata opera d'arte, e quindi l'autore originale della foto, insomma, non deve avere niente. Quindi ci saranno anche dei risvolti per quanto riguarda il diritto d'autore, il diritto dell'immagine, secondo me imprevedibili. Oggi c'è questo fatto di prendere la foto dai social e reinstallarla, riconfigurarla. Domani chissà, magari uno che fa delle fotografie, l'amico si prende la macchina fotografica, se la porta a casa e dice: queste sono fotografie mie, cose che... Quindi diciamo che la vera professionalità oggi, più che fare la fotografia, è utilizzare le fotografie. Sì. Magari anche non essendo l'autore, quindi più diciamo anche della capacità tecnica, più che professionalità, là parliamo proprio di andiamo diciamo nel campo dell'arte, secondo me, perché la professionalità è quella di riuscire a fare un buon servizio fotografico, una buona immagine tecnicamente, compositivamente perfetta, accontentare il cliente. Accontentare tra virgolette, nel senso che il cliente ti dà delle informazioni, un layout o un briefing, tu vai a lavorare, insomma, lavori in base a quelle indicazioni, però poi ci devi mettere anche un po' la tua esperienza, la tua creatività, per cercare di non rendere asettica questa fotografia. Cioè, per dirne una, posso raccontare un altro degli episodi. Successe che c'era un cliente, che sempre un'agenzia pubblicitaria, che mi chiese di fare una foto per pubblicizzare un negozio di biancheria in genere. Va bene, abbozzai alcuni layout, alcune idee, va bene, poi di cui una mi piacque particolarmente, la portai a far visualizzare da un amico illustratore. Disse: per favore, disegnami questo, gli spiegai l'idea, in che cosa consisteva, e mi visualizzavo questa cosa. Andai all'agenzia pubblicitaria, gli feci vedere questi layout, e stesso all'agenzia pubblicitaria piacque proprio quella che piaceva a me, vabbè, come era stata concentrata. Non vado ad andare nel dettaglio dell'immagine, per ovvi motivi. Che cosa successe? Successe che poi, quando dissi quanto volevo come preventivo, disse: no, ma è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è troppo. Alla fine che cosa successe? Che mi ritrovai per tutta Napoli i manifesti
Bene, fatti con la foto fatti da un altro fotografo, ma una cosa orribile. Che cosa voglio dire? Voglio dire che io poi mi feci comunque la mia foto, andare al cliente direttamente, non passai per l'agenzia pubblicitaria, mi feci vedere la foto al cliente, gli raccontai tutta la storia, insomma, che l'agenzia pubblicitaria, vabbè. E il cliente originario, diciamo, questo negozio di biancheria, ammise il fatto, insomma, che la foto che gli avevano fatto per il manifesto, insomma, non aveva la stessa atmosfera, insomma, che del tuo scatto. Allora, che cosa voglio dire? Che il professionista ci deve mettere anche un po' di suo, perché deve capire l'atmosfera, le sensazioni che il cliente, quando gli commissiona il lavoro, quali sono le sensazioni che deve evocare l'immagine. Va bene. E questo il professionista riesce a farlo, non solo perché il professionista, perché c'ha l'attrezzatura buona, c'ha le luci buone, c'ha fatto i workshop con Carlton Crimson, cioè il grande fotografo tedesco, eccetera, eccetera, ma perché c'ha una sua cultura personale, c'ha un'esperienza anche umana, una cultura generale abbastanza vasta, che gli consente di poter innanzitutto capire le informazioni che dovrebbe trasmettere attraverso la realizzazione della foto che va a fare, e poi anche riuscire a metterci quel suo tocco, diciamo, quella sua pennellata, per riuscire a dare un prodotto, e uno, quando poi lo vede per strada sui manifesti, dice: ah, caspita, bella questa immagine, insomma, non risulta una cosa settica. Oltre a questa tua attività professionale, tu sei anche un attento osservatore della vita artistica napoletana e scrivi anche per diversi magazine. Quando scrivi una recensione, quando vai a vedere la mostra di un autore, quali sono gli elementi principali che ti fanno, diciamo, capire che ti trovi di fronte ad un qualcosa di originale che vale la pena di segnalare attraverso un articolo? Guarda, come dicevo prima, quando vedo una mostra, insomma, la maggior parte dei casi non capisco un tubo. Cioè, vado, vedo, magari a pelle mi può piacere, ma quello che mi interessa è riuscire a capire con una conversazione, attraverso la conversazione con l'autore, capire che cosa ha realizzato, perché l'ha fatto, va bene? E la prima cosa che mi colpisce, ovviamente, è la composizione. Per me in fotografia la composizione è fondamentale. Io sono uno di quelli che, quando va al museo, va nei musei, comincia a vedere i dipinti e comincia idealmente a schematizzarli con linee parallele, diagonali, cerchi, ellissi, per capire il pittore, diciamo, che disegno preparatorio aveva potuto realizzare prima di dipingere il finale. Quindi la prima cosa che mi colpisce è la composizione, la grafica, l'impaginazione della fotografia. Poi cerco di capire il contenuto, e il contenuto, se non riesco a scorgerlo da solo, se me ne posso andare per un'idea, ho bisogno comunque di avere le conferme attraverso una chiacchierata con l'autore. E alla fine che cosa succede? Succede che comunque, insomma, parlando, alla fine i lavori sono tutti interessanti. Ti vengono in mente scene di film, oppure quadri o sculture di arte contemporanea, ti vengono in mente episodi tuoi personali, insomma, alla fine comunque sono uno di quelli che cerca di tirare sempre le cose migliori da quello che vede. E
come vedi la vita artistica napoletana, diciamo, di questi ultimi anni, in particolare di quella fotografica? Io penso che a Napoli ci sia un fermento artistico e culturale in genere che altre città d'Italia se lo sognano. C'è una sovrabbondanza di mostre, di fotografia e d'arte in genere. E questo non può che far bene alla città, far bene agli artisti stessi che si confrontano tra loro, perché la cosa bella di queste mostre è che ci sono questi gruppi di artisti, insomma, che si spostano da una mostra all'altra, si consultano, si chiedono: ma ti piace questa cosa, non ti piace, ma che hai fatto, insomma. Insomma, è una cosa che serve per l'evoluzione artistico-culturale di una città. Ce ne sono alcuni di alta qualità. Ci sono per esempio i ragazzi che non hanno frequentato istituti d'arte, accademie e belle arti, che fanno delle cose pazzesche. C'è un artista di strada, per esempio, che è autodidatta. Conosciamo un po' tutti, non possiamo fare il nome, ma è uno a cui ho detto: guarda, insomma, tu secondo me dovresti andare alla Curia e gli dovessi proporre di affrescare qualche chiesa di Napoli. Ci sono invece ragazzi che escono vengono da studi artistici che, diciamo, ridondano, nel senso che fanno di déjà vu, insomma, rimarcano cose che sono state già fatte, già viste più volte, e altri invece che stanno un po' in mezzo, insomma. Ci sono però, devo dire, insomma, la qualità media, secondo il mio punto di vista, insomma, è bella, bella alta a Napoli. Quale consiglio daresti ad un giovane che vuole intraprendere la carriera di fotografo? Di non fare il fotografo. Cioè, se vuole, se c'ha un istinto da missionario, un istinto masochista, allora sì, il fotografo può fare. Che fare il fotografo significa sacrificarsi, fare il fotografo intendo fare il fotografo proprio come lavoro, sacrificare, a tempo pieno. Sacrificare, insomma, tutto, sacrificare, a volte passano anche mesi, possono passare anche mesi prima che arrivi un lavoro al fotografo. Nel frattempo il fotografo non è che sa grattarsi la pancia, il fotografo nel frattempo fa ricerca, studia, legge, si informa, prende appunti, progetta nuove... insomma, progetta dei lavori propri, fa una sua ricerca personale, si aggiorna, fa i webinar, frequenta incontri, frequenta altri fotografi. Quindi il fotografo professionista deve innanzitutto, cioè il giovane che vuole diventare fotografo professionista si deve fare un attimo una croce e dire: ok, io rinuncio a diventare ricco. Rinuncio a diventare famoso, voglio fare il fotografo perché ho proprio questa passione, va bene? Sento che ho una certa esperienza per poter farlo, va bene? Si apre la partita IVA e da quel punto cominciano le tragedie. Gli può anche andare bene. Va bene, però diciamo che partendo con questa consapevolezza, non essendosi illuso, ha meno delusioni. Sì, poi se le cose vanno bene, meglio. Però poi questa, diciamo, è la parte economica, venale, diciamo, sì. La parte pratica. Però quello che consiglia un giovane fotografo è quella di fare comunque molta esperienza prima. Molta esperienza, come dicevo prima, che non è soltanto l'esperienza di fare sperimentazione, fotografare, cambiare aspetto tecnico. Aspetto tecnico, compositivo, oppure andare chissà dove a fare chissà quali fotografie, diciamo. Grandi servizi fotografici possono essere fatti anche stando in casa.
durante il lockdown ho visto degli esperimenti fatti da alcuni fotoamatori dove praticamente fotografavano particolari fatti nella propria abitazione. C'era questa cosa simpatica, insomma, dove gli osservatori, i social osservatori dovevano indovinare quali erano questi dettagli, questi particolari ripresi nella casa. Non è soltanto questo, diciamo, fotografare e sperimentare la fotografia, ma l'esperienza consiste anche in tutto quello che tu fai nella tua vita: viaggiare, osservare. La cosa fondamentale per un fotografo è chiedersi sempre perché, ogni cosa che vedi, perché questo microfono ha questa forma, perché ha questa altezza, perché ha questa lunghezza, perché c'è questa gomma piuma intorno. Cercare di farsi molte domande e trovarsi le risposte. Se non si trova le risposte, abbiamo la fortuna di avere internet, dove tu fai delle ricerche e cerchi di capire perché ci sono determinate cose. Quindi questa è un'altra cosa, insomma, viaggiare ma facendosi perché, ponendosi molti perché. Poi un'altra cosa, studiare molto l'arte. Studiare intendo non che devi aprire il libro d'arte andando pagina per pagina, rigo per rigo, a studiare così, a cercare di ricordarsi cosa ha letto. No, studiare significa che uno può prendere un libro d'arte qualsiasi, lo apre e approfondisce un determinato dipinto, una determinata scultura di arte contemporanea, sapere perché quella scultura d'arte contemporanea è famosa in tutto il mondo. Deve prendere appunti di viaggio, appunti della propria vita, scrivere le idee che gli vengono in mente, se le deve appuntare. Questi sono suggerimenti, non è che se le deve appuntare. Suggerisco, insomma, di appuntarsi quelli che possono essere i suoi pensieri, insomma, fare molta introspezione, cioè capire innanzitutto se stesso, perché se non si fa uno scavamento, insomma, se non si prende una trivella scavandosi dentro, se non si conosce bene se stessi, diciamo, è difficile poi riuscire anche a interagire con le persone. Il lavoro del fotografo è fatto anche molto di relazioni con le persone. Quando sei per esempio a un matrimonio, devi sapere come avere a che fare con determinate persone, devi conoscere le buone maniere, devi, insomma, tutto quello che è l'esperienza di vita. Che esperienza di vita, ma leggere anche romanzi semplici, normali, racconti, insomma tutto quello che, e poi anche cercare di capire un po' anche quella che è la comunicazione pubblicitaria, perché studiando la comunicazione pubblicitaria uno poi riesce anche a rendere le immagini che va a fare, secondo me anche più sintetiche, cioè nel senso che in comunicazione pubblicitaria bisogna essere quanto più sintetici possibili. Tre elementi al massimo, vabbè, in un'immagine. Se ci sono troppi rumori, disturbi, insomma, elementi che distraggono l'attenzione visiva, l'immagine è rumorosa e non si riesce a vedere. Quindi anche comunicazione pubblicitaria, la grafica, insomma, studiare su tutti questi fronti insieme e poi parlare molto con gli amici, con le persone, per avere un confronto costante, continuo con persone, ma non soltanto dei propri vicini, della propria cricca, ma anche con le persone che lui magari può ritenere antipatiche. Parlare molto con gli stranieri, di input, di esperienze che ti servono poi a maturare la tua visione. E quando fotografi poi ti rendi conto, attraverso una serie di associazioni, di ricordi che hai acquisito nel tempo, insomma, che magari fai la fotografia in un determinato modo, un determinato taglio, una determinata luce, eccetera, eccetera, perché ormai sei diventato quello. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Quale futuro? Allora, c'è una cosa tristissima che vorrei dire, che
questa storia del lockdown, del virus, secondo me ha inficiato non poco sul riuscire a progettare un proprio futuro. Io sinceramente non so quanto tempo ci vorrà ancora affinché sia tutto sbloccato, non ci siano più queste visite contingentate, musei, nessuno lo sa, probabilmente la prossima primavera. E questo non lo sappiamo, probabilmente, me lo auguro. Per l'autunno sicuramente sarà così. Riuscire a progettare un evento, per esempio ci sta l'evento delle strette di mano, che praticamente sarebbe questa... Il peggiore da organizzare in questo periodo. sono oltre 200 fotografie. Sarai premiato come... Com'è? Sarai premiato come quello che ha ideato il progetto più infelice del dopo Covid. E sono oltre 200 fotografie di strette di mano che mi sono fatto con persone varie, comuni, personaggi famosi, tra virgolette, che l'interesse insomma sarebbe quello di fare questo happening pubblico, dove tutte le persone verranno lì a guardarsi in queste foto fatte nel corso di 10 anni, ma anche più di 10 anni, e poi stesso sul posto chi si vuole fare la foto con la stretta di mano. Va bene, poi continuerai con Photomarket, continuerai con... Si potrebbe anche inserire all'interno del contesto di un photo art market, ma la vedo più come cosa a sé. Il progetto è futuro, quello di continuare a produrre altre inesistenze. Io ne produco poche all'anno, in una media di 3, massimo 4 fotomontaggi all'anno. Sono opere estremamente complesse che richiedono un tempo lungo, immagino, di preparazione. Un po' di tempo, poi tra le cose di lavoro effettive che poi devi andare a fare, tra gestione della casa, gestione della propria vita e tutto quanto, insomma, non hai il tempo da dedicarci per farne di più, anche perché poi la devi comunque pensare, la devi immaginare, ti deve venire questo flash, dici aspetta, ma sta cosa, al momento diciamo... C'ho allo studio alcuni giochi visivi per quanto riguarda queste inesistenze, diciamo del andare un po' più verso l'op art, l'optical art, insomma creare delle illusioni ottiche con queste foto di Napoli, poi estendere il photo art market, estendere, quando dico estendere significa avere la possibilità di poter far venire fotografi nazionali e anche internazionali per farli partecipare, bene, estendere significa riuscire ad avere una cassa di risonanza per quanto riguarda la comunicazione più... Allora ti ringraziamo Marco per averci ospitato nella sua casa studio. Seguiremo il suo lavoro e vi aggiorneremo sulle sue nuove iniziative. Ooh.